D'accordo, spostati. Cosa? Hai idea di cosa fare? Bypasso l'accoppiatore e inserisco un collegamento. Il compressore resterà attivo, potrebbe fondersi. Qualcuno ha chiesto la tua opinione? Ok, vediamo che cosa succede. È come ti avevo detto. No. Niente male, la domanda è quanto durerà. Abbastanza da portarmi a Night City. Lì troverò una soluzione. Come no? Si poteva fare? Altro che... Certo, non un bel lavoro. Tanto valeva usare lo sputo e il nastro adesivo. Ha funzionato. È abbastanza. L'antenna su questo bidone non sembra andare forte. Non si sentirà molto. Ma non mi dire. Ehi, hey Mike. Non sapevo che avessi un cliente. È arrivato qualche ora fa. Io... pensavo che ti avesse già avvertito. Sta tranquillo, Mike. Chiariremo subito le cose. Non lo sai che devi avvisare lo sceriffo ogni volta che entri nella sua città? Dirgli cosa ti porta qui. Magari davanti a una bella tazza di caffè. Tranquillo, non resterò a lungo. Ma non hai risposto alla mia domanda, eh? Mi chiamo Andrew Jones. Avrai sentito parlare di me? Temo proprio di no. Ero nelle forze speciali durante l'ultima guerra. Il nome Silver Shogun ti dice qualcosa? Temo proprio di no. Non sei molto socievole, eh? È un veicolo dei nomadi, quello? Dovevo aspettarmelo. Se c'è qualche problema, sono pronto a discutere. Te lo dico io qual è il problema. Non c'è niente che mi fa ribollire il sangue come i randagi. Dove si è accampato il tuo clan? Non c'è nessun clan, nessun campo. Sono qui da solo. No, non me la bevo. I nomadi si muovono sempre in branco. La mia famiglia si è sciolta. Per questo sto andando a Night City. Il che ti rende un reietto tra i reietti. Di certo spero che tu te ne vada presto. Dicono che questo posto sia noto per la sua ospitalità. Meno male che non sono soltanto voci. Oh sì, siamo molto ospitali, ma solo con i visitatori che si comportano bene. Ho visto una torre di comunicazione. La mia antenna è fuori uso. Devo contattare una persona. Quello che devi fare è levarti di torno senza dire un'altra parola. Non voglio più vederti gironzolare da queste parti. Capito? Ti piace proprio il suono della tua voce, eh? Cosa hai detto? Cos'è che vuoi? Niente. Proprio niente. Ok. Meglio così. Thank you.
Pronto? Rispondi! Rispondi! Ah, finalmente ti trovo! Willy McCoy, è bello sentire la tua voce. Sì, vorrei poter dire lo stesso. Mi serve il tuo aiuto. Per l'ultima volta. Per l'ultima volta? Di nuovo? Devo trovare un cliente con un carico per me, ma non so dove sia. Ah, ok. Eri nel posto giusto, al momento giusto? Mi si è rotta l'auto, l'accoppiatore. È un miracolo che sia arrivato fin qui. Forse il cliente mi ha lasciato un messaggio. Puoi controllare? Mm-mm. Certo, ma è l'ultima volta. Dico davvero. Il nome del cliente? Jackie Wells. Ah, in effetti ha lasciato un messaggio. Ti aspetta in una fattoria. Ti invio le coordinate. Grazie, Willy. Ti devo un favore. Già? Non farti ammazzare! E non chiamarmi più! Devo di dovermi dare all'agricoltura. Spero che tu sia qui per me. Sei tu, Wells? Jackie, por favor. Io sono V. Allora, hai un carico da trasportare? A casa mia, prima di parlare d'affari, condividi un po' di te. È un'usanza e anche buone maniere, sai? Iniziamo da te, allora. Nato a Night City, ho Haywood nel sangue. Mai stato a Night City. Non significa molto per me. Ora, immagina un posto in cui tutti sono tuo fratello, tua sorella o perlomeno distanti cugini. Credo di capire. Non sono tenuti a piacerti, ma sono la tua famiglia. Quella è Haywood, oltre al fatto che girano tutti armati. E tu? Diciamo che vengo da una mia Haywood. Tu e io andremo molto d'accordo. Il carico. Che c'è dentro? Meno ne sai e meglio dormi. Non lo so nemmeno io, ed è meglio così. Non sai cosa dovremmo contrabbandare? Sono merci corporative rubate. Rubate? No. Qualche idiota le ha perse, un altro idiota le ha trovate, le ha vendute e ora sono qui. Sai com'è? L'effetto farfalla, quella roba lì. E nessuno sta cercando questa cassa? Non è un problema se cercano. È un problema solo se la trovano prima di attraversare il confine, no? Carichiamola sull'auto. Ma certo. Iniziavo a pensare che non saresti venuto. Mi hanno trattenuto. E poi non sei proprio facile da trovare.
Tengo un profilo basso, sai. Lo sceriffo sembrava un gran rompicoglioni. Già. Ah, che bestione! Allora, partiamo? I documenti di trasporto. Ma certo, il fixer non ti ha dato tutti i dettagli. Sì, volevo solo assicurarmi. Ascolta, amico, siamo entrambi professionisti, no? Ehi, sei sicuro di aver già fatto contrabbando? Perché sei nervoso? Io? Scansioneranno e controlleranno i documenti. Ah, ok. Lascia parlare me. Portate il veicolo nell'area di ispezione. Restate nel veicolo. Il check di sicurezza inizierà tra un attimo. Ho un bruttissimo presentimento. Lo sai che noteranno se sei nervoso, vero? Vedi di calmarti. Giusto, giusto, sì. Passami i documenti, vorranno vederli. Eccoli qua. Vediamo. È indicato come LOA, perfetto. Che significa? Perso all'arrivo. Significa che la merce è stata registrata come persa non appena attraversato il confine. Oh, quindi sanno che è contrabbando? Stanno per scoprirlo. Il proprietario del veicolo nell'area di ispezione è richiesto per ulteriori accertamenti. Ah, porca puttana. E ora? Se vogliamo che il doganiere chiuda un occhio, dobbiamo dargli qualcosa in cambio. Hai il chip di credito con la mazzetta? Oh, sì, già. Me l'ero dimenticato. Dimenticato, ovviamente. Ho il motore acceso, in caso di problemi. D'accordo. Se hai un'arma, mettila qui. Ti aspettano nella stanza 2. Si sieda. Documenti? Controllo di routine. Forse. Vedremo. Che cosa trasportate? È scritto lì. Tutto quanto? C'è un altro allegato ai documenti. Ah, sì. Ricordami, per quale clan nomade guidi? Non credo che la cosa ti riguardi. Ah. Tu credi? Sai, quando vedo qualcuno come te, sono sempre felice di trovarmi da questa parte del tavolo. La cosa è reciproca. Va pure. Il tuo socio ti aspetta in auto. Non dimenticare i tuoi oggetti personali. Attenzione con quel giocattolo. E benvenuto a Night City.
Quelle piccole merde credono che Night City sia una sorta di paradiso. Che ci vuoi fare? Giovani, ingenui, non dire ignoranti. Che è successo lì dentro? Te lo dico dopo. Prima andiamocene da qui. Sì, ok. Cos'è successo lì dentro? Uno stronzo della dogana ha fatto il pignolo. Non è normale. Non fino a quel punto. Prevedi problemi oltre la curva. Tu pensa a guidare, Jackie. Sta arrivando qualcuno. Non promette bene. Fermate immediatamente il veicolo. Andiamocene da qui. Ok. State contrabbandando merce di proprietà corporativa. Ripeto, fermate l'auto. Merda. Possiamo fermarci qui. Questo posto sembra deserto. Fermiamoci qui. Devo sistemare alcune cose prima di proseguire. Porca figlie di puttana, succhia cazze! Per poco non ci facevano sì! E tu questo lo chiami contrabbando? Cazzo! Doveva andare tutto liscio! Niente problemi! Calmati. A volte queste cose capitano. Questo? Capita questa merda? La sicurezza di confine ha avvertito la corporazione che abbiamo il loro carico. Com'è possibile che quei doganieri ci fottano come meglio credono? E senza conseguenze! Ha corso un rischio. Ha ipotizzato che non avessimo un clan a coprirci le spalle. E aveva ragione. Ah, fottutamente ridicolo. E ora? Abbiamo attraversato il confine. Ora mi paghi e ognuno va per la propria strada. Te lo devo dire. Sono un po' a secco. Al momento non posso pagarti. Ti darò i tuoi soldi dopo che avrò incassato la mia parte per questa merda corporativa. Oh, e tu hai pensato che sarei rimasto tranquillo ad aspettare? In realtà pensavo di non pagarti affatto. Di mollarti lì e sparire una volta attraversato il confine, ma... non sei male. Mi hai fregato. Oh, scusa per aver offeso il codice morale di un contrabbandiere. Quindi, ora che si fa? Ora diamo un'occhiata a quella cassa. Apri. Oh, cazzo.
Sulla cassa c'è scritto Arasaka. Stiamo derubando dei pezzi grossi. Allora forse anche il bottino sarà grosso. Non scherziamo, una vera iguana. E delle piccole antille, credo. Piccole anti... cosa? Sì, ho visto un programma in TV. Si sono estinte 30 anni fa, vengono dalle piccole antille. Ne hai fatta di strada, mio amico squamoso. Credi che valga qualcosa? Sì, credo che ci renderà molto felici. Ci? Sì, socio. Divideremo a metà. Qualsiasi fixer decente troverà uno interessato a un gioiellino come questo. È un peccato, però. Ho sempre voluto un animale. Avevo pensato di chiamarlo Manny. A ogni modo, sai già che cosa farai a Night City? Non ho nessun piano. Ho trascorso gli ultimi anni a viaggiare da uno stato all'altro con la mia famiglia nomade. Forse ti aspettano da qualche parte. No, abbiamo deciso di andare ognuno per la sua strada. Deve essere dura non avere nessuno da cui tornare. Ma non preoccuparti, ti aiuto io a trovare un alloggio. Dovrai pur vivere da qualche parte. È importante avere qualcuno su cui contare. Non lo so, una famiglia. Potresti fartene una anche tu a Night City. Grazie, lo apprezzo molto. Ma dai, figurati. C'è sintonia tra noi due. E sarebbe un peccato sprecarla, socio. Ehi! Oh, stronzetto coccolone. Ok, socio. Prendiamo la lucertola e leviamoci di qui. La tipa che cerchiamo deve essere in questo edificio. Sarà pieno dei pendecos che l'hanno rapita. Occhi e orecchie ben aperti, ok? A proposito, ho una cosetta per te. Uno shard di addestramento della Militech. Se vuoi dare una ripassata ai passi di danza. Pronto per qualche tiro al bersaglio virtuale? Non ora, Jack, non c'è tempo. Magari più tardi. Certo, certo. Mañana, mañana. Diamoci da fare. Ascensore, di qua. L'obiettivo è Sandra Dorset. Un paio d'ore fa il suo biomonitor ha smesso di dare segni. Sospetto rapimento. Potrebbe essere già morta. Non so se siete in tempo. Noi siamo arrivati in tempo, Bug. Tu non sei qui, ma anche tu fai parte di questa squadra. Squadra. Fantastico. Datevi una calmata, tutti e due. Ci siamo quasi. Sì, Bug. Tu concentrati. Siamo il 12:37. L'obiettivo dovrebbe essere dentro, ma il suo biomonitor non dà segni. Speriamo non sia troppo tardi. Odio le questioni di vita o di morte. Svelti. Prova ad acchiarare la porta. Riesci a forzarla, V? Siamo arrivati tardi. È lei? È la nostra donna, V? Sandra Dorset, protetta da immunità corporativa Echelon 2. La nostra è altolocata. Questa è riproduzione Z-Tech da mercato nero. Impianti da 4 soldi. Cerchiamola. Ehi, V, occhio! Altri pendejos. Uccidilo in silenzio, V.
Occhio, ne arrivano altri. Sono quasi su di voi. Facciamogli il culo! Poi qui arrivano. Aspetta il momento giusto. Fallo secco. Cabrones. Ce n'è un sacco. Aspettiamo il momento giusto. Falle fuori uno. In silenzio. Ehi, prendi quello vicino a te. Facciamogli la festa. Svelte. Tutti fuori combattimento. Ma credo che ce ne siano altri. Vai. È l'obiettivo. Guardatevi in giro, deve essere lì. Porca puttana. Credo sia lei, l'obiettivo. Ci siamo. È viva. Sto per scoprirlo. Vi collegati al suo biomonitor, devo capire come va. Ah, è in una vasca di ghiaccio, con un altro corpo. Cazzo, come dei pezzi di carne. Calma, V, se sopravvive non ricorderà nulla. Le resterà una piccola cicatrice nel subconscio e basta. Ho sentito che chi sopravvive a queste cose ha degli attacchi di panico, ma non sa perché. Tipo che bevi un bicchiere d'acqua ghiacciata e all'improvviso ti tremano le mani. V, collegati al suo biomonitor, devo capire come va. Mi collego. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platino. Platino? Cazzo, i trauma dovrebbero arrivare appena starnutisce. Avranno disturbato il segnale. Biomonitor hackerato, firmware riconfigurato o un neurovirus. Caraco ti paga. Dovresti vedere sto posto. Ci sono vasche, ghiaccio, uncini e mannaie. Hack da mangiascope, eh? Ho capito. Controlla la neuroporta. C'è uno shut. Tiralo fuori. È quello che silenzia il biomonitor. È sicuro? Non possiamo portarla via e basta. Ora che l'abbiamo trovata non possiamo perderla. Ci serve il biomonitor, dobbiamo vedere se ha emorragie o altro. Trova lo shard e tiralo fuori. Ho trovato lo shard, lo tiro fuori. Controlla il biomonitor, è cambiato qualcosa? Salve Sandra, se sei cosciente, assumi la posizione di recupero.
Un'unità d'evacuazione d'emergenza è stata inviata alla tua posizione e arriverà tra 180 secondi. Secondo il biomonitor, fra 3 minuti arrivano i trauma. La tua polizza premium coprirà il 90% dei costi previsti per il recupero e le cure. Pobresita, tiriamola fuori dal ghiaccio. Merda! La perdiamo! Vi, dimmi che succede! Jackie, ipodermica! Cazzo, si mette male! Al volo, Vi! Credo... Cazzo, ha funzionato! Fuera! Portala fuori! Portala fuori, sulla balconata! Indietro. Adesso. DT-133 a comando. Paziente NC-570 442 in sicurezza. Stimolanti somministrati. Merda! 110 di noradrenalina, 800 di fibrina. Che male. Avresti dovuto ascoltarli. Andiamocene. L'ascensore ci porta direttamente al garage. Ottimo lavoro. Abbiamo finito. Mi disconnetto. Ci vediamo prossimamente. Senti, Mano, ti chiedo un favore. Ti va di prestarmi la macchina? Ho un appuntamento con Misty, ma non posso prenderla a me. Che figura ci faccio? Non posso abbandonare un amico. Ma non farci l'abitudine. Mi salvi il culo, Vi, grazie. Che ne dici se ti porto a casa, eh? È tutta tua. Io sono distrutto. Ah, quasi dimenticavo. Facciamo un'olochiamata a Wakako per dirle che abbiamo finito. Vi, com'è andata? La nostra cliente è sana e salva? Certo che è sana e salva. Gli accordi erano questi, no? Splendido, la paga vi aspetta. Potete passare a prenderla quando volete, anche subito. Ma immagino che adesso vogliate solo tornare a casa. La polizia ha circondato Watson. Il distretto è chiuso. Se volete entrare, vi conviene fare alla svelta. Grazie dell'avvertimento. Ci vediamo più tardi. Gira voce che l'NCPD voglia mettere Watson in isolamento. Se stanotte voglio dormire nel mio letto, dobbiamo sbrigarci. Lascia fare a me, Mano. Guido io. Città come un'altra, solo più grande. No, Mano, non è come le altre città. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Le leggende nascono qui.
Colin, 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 Bruso. Ah, sono affamato. Prendiamoci qualcosa. Che dici? Jackie, stanno isolando Watson, ricordi? Ah, cazzo, hai ragione. Sbaglio? Ah, lo sapevo, cazzo. Abbiamo un furgone attaccato al culo. Cingato. Non mi piace qui, neanche un po'. Scam! Figli di puttana! Cazzo, guida, Jackie! Dai, non riesco, vai dritto! Tieniti forte, me! Oh, porca puttana! Cazzo, scusa! Fanculo, bastardi! Vi, mira all'autista! Cingato! Ah, ho graffiato un po' la tua bambina. Scusami. Fa niente, non importa. Cerchiamo solo di arrivare a casa. Cazzo, fanno sul serio. Watson è in isolamento fino a nuovo ordine. È una misura di sicurezza. Agente, signorina, che fortuna averla incontrata. Ah, sì? E cosa avrei di così speciale? Un cuore d'oro. Perché solo qualcuno con un cuore d'oro può capire quanto è importante che io torni dalla mia ragazza. La sua ragazza? Ah, si preoccuperà a morte se non torno. Vede, sto cercando di rigare dritto. La mia ragazza mi sta dando una possibilità. Peccato. Ma lo guardi, non sarà un cittadino modello, ma è un bravo ragazzo. Falli passare! Ma sono gli ultimi! Ok, muovetevi. E auguro una buona serata, gente, signorina. Ah, allora sai essere gentile quando vuoi. E quando è che non lo sono? Sempre? Io sono sempre, gente. Cazzo, guardami, sta scoppiando un casino. Merda, sono qui! Guardate, cazzo! Sembra una retata come le altre. Perché quelli non sono sbirri normali, sono Max Tuck, i predatori alfa dell'NCPD. La Max Tuck arriva quando le cose sono fuori controllo. Quei poveracci sono solo uno spuntino di metà mattina. Fine dello show. Quei poveri bastardi se la sono cercata. L'abbiamo fatta. Siamo quasi da te. E tu? Non ce la fai a tornare a Haywood adesso? Tranquillo, V. Mi faranno passare. Sei sicuro? Oh, sì. Farò di nuovo il gentiluomo. Allora sogni d'oro. Dì a Misty che la saluto.
Sarà fatto. Ahí luego. Bug? Dimenticavo. Un runner che conosco ha qualcosa che ti farebbe comodo. Ti mando il contatto. Rendiamo grazie al Padre dei Cieli. E il nostro secondo ospite è Karina Lee, conduttrice del programma Chip In, che promuove l'uso di impianti cibernetici. Allora, come va la tua vita, tesoro? Non mi lamento, Ziggy. Grazie per l'invito. Ora, mi piacerebbe discutere assieme a voi dell'impianto più esclusivo che stiamo cercando della scena moderna. Vedo cancello, ancora bloccato. È la terza volta. Credo di essermi preso qualcosa. Quando mi sono collegato al biomonitor di quella corporativa. Non so, un neurovirus o... No. Devo vedere Vic. Lui mi dirà cosa mi sta devastando la testa e lo stomaco. Ok, ti ci porto io. Ho qui la tua auto. Mettiti la prima cosa che ti capita e raggiungimi giù. Mi hai trovato. Come sai il mio nome? So dove prendere le mie informazioni. Potrei definirmi una collezionista. Ci sentiamo, Vic. Porca puttana, scendi! Oh, no, no, no. 14 non va bene. Non è abbastanza. Sì, siamo io. Oh, ehi, hey, Vic! Vanno un paio di round? Che ne dici? Ti piace il mio nuovo sacco da box? Mi ha appena preso a tecno calci in culo. Ma sono curioso di vedere come se la cava contro V. Che ne dici? Diamoci dentro. Leggero sui piedi. Muovi quella testa. Ah!
un bel pugno, campione. Hai mai pensato di guadagnarci? Potrei organizzarti un paio di conti. Che ne dici? Mi avevi parlato di alcuni incontri. Ti ho visto combattere sul ring. Hai buon istinto e riflessi veloci. Potresti fare carriera, specialmente con qualche impianto. Questi incontri, diciamo che non sono legali, ma sono molto proficui. Proficui per chi? Per te o per me? Per entrambi. Io prenderò una piccola percentuale delle vincite. Sai, come tuo agente, tu riceverai il resto. Mi pare giusto. Come ti dicevo, buon istinto. Gli incontri avvengono in varie parti della città. Scegli dove vuoi andare, punta i tuoi eddi e inizia a combattere. Se vinci, porterai a casa il piatto. Se riesci a stenderli tutti, avrai la possibilità di combattere nel gran finale. Tutto chiaro? Chiaro. Bene, solo che non puoi uscire da Watson. Non ancora. Puoi iniziare da Kabuki. Io credo in te, V. È tempo di mostrare a questa città quanto vali. Ufficiale del festival è l'Arasaka Corporation e, in un inaspettato sviluppo, anche Anako Arasaka, annunciando la sua partecipazione alla parata di Kamikaze. Allora, vogliamo parlare di ieri? È tutto nel rapporto. L'uomo del momento. Ce n'hai messo di tempo. Mi è venuta fame ad aspettarti. Siediti, fammi finire. Poi facciamo visita al signor Vector. Ieri parlavi di una sorpresa. Ricordo bene o mi è andato in pappa il cervello? Direi tutte e due le cose, perché di solito dimentichi tutto. Beh, si dà il caso che forse ho trovato un lavoro da paura. Continua. Cioè, forse è niente di che, ma è commissionato niente meno che da Dexter DeShawn. È solo il miglior fixer di tutta Night City, il Buddha nero dell'Afterlife. 130 kg di stile parzialmente placcatoro. Dexter DeShawn, cosa sappiamo di lui? Lo so che hai delle informazioni. È sparito dalla circolazione negli ultimi 2 anni. Dicono che si sia fatto una piccola vacanza. 2 anni. È un esilio, non una vacanza. Chissà come mai. Li avrà passati a ingurgitare pizza mentre se lo smanettava guardando Virtus Pinti. L'importante è che è tornato, che gli serve gente nuova e che ha trovato noi. Quindi com'è la storia? È di quelle in cui ne usciamo vivi? Il nostro signore Salvatore vuole dirti tutto di persona, a 4 occhi. Tutto tranquillo, ma l'intero affare è nelle tue mani ora. Ok, d'accordo. Sentiamo cosa ha da dire il vecchio Dex. Dex è il migliore nel mondo dei fixer. Non fraintendermi, non ho niente contro il padre o Wakako, ma Dex è un'altra categoria. Non so se mi spiego. Non proprio, no. È la solita storia. Sei nuovo in zona, il fixer del posto se la tira un sacco ma ti sorride, ti dice che ti riempie di lavoro e di eddi. E così sei solo un altro nome sul suo libro paga. Un giocattolino nuovo per beccarsi una bella fetta della torta di merda che il cliente serve in tavola. Sì, ti fai 2 risate davanti a un drink, ma alla fine è lavoro. Grazie a Dio, sono pieno. Ecco la tua macchina. Ieri l'ho portata da un amico a sistemare le ammaccature dell'ultima rimpatriata con gli scafi. Grazie, Jack. Lo apprezzo.
Miguel ha fatto un gran lavoro. L'ha rimessa a nuovo. Anche il motore. Ora vediamo. Muoviamo il culo o no? Su, vediamo come se la cava. Prossima fermata. Bisturi? Ehi, vacci piano. Ho appena mangiato. Dovevo passare da me comunque. Ho un appuntamento con Misty. Ma non mi dire. È dolce, quanto è dolce. Lei mi capisce davvero, sai? Si vede quando Vic avrà finito di rifarti i circuiti. Parleremo di quello che Dex ha in serbo per noi. I vostri ricordi, poiché gli occhi che avete non appartengono a voi, o meglio, non solo a voi. Credete davvero che coloro che vi hanno venduto quegli occhi meccanici Ciao, V. Il dottor Vector è pronto a riceverti. Ti aspetto qui. Io e Misty abbiamo un po' di cose da raccontarci. Sembri contento. Vic, sei in forma, vecchio squartatore. È bello vederti. Anch'io sono felice di vederti, V. È passato di tempo. A cosa devo il piacere oggi? Lavorando mi sono collegato al neurosocket di una cliente e mi sa che mi sono beccato qualcosa. Hai emicrania, nausea, ipersensibilità alla luce? Tutto e anche di peggio. Ok, V. Ora diamo subito un'occhiata. A parte questo, come va? Mi serve qualche pezzo, ma roba seria, non giocattoli, Vic. Voglio degli occhi migliori e un grip. Sul serio? Ora? Ti sei deciso? Vic, ho fatto il botto. Dex DeShona mi ha dato un lavoro. Comincio a fare sul serio. Mi serve roba performante. Dexter DeShona. Beh, sì, è un pezzo grosso. Ma fammi indovinare, non ti ha ancora pagato? Smettila di fregnare, Vic. Ti porterò gli Eddie dopo. Con gli interessi, lo sai. È l'ultima volta, ok? Accomodati. Siediti e rilassati. Ottica Kiroshi. È il meglio che ho e credo che sia quello che fa al caso tuo. Ora collegati. Tu da un'occhiata e scegli. Io scansiono e vedo cosa c'è che non va.
Mark 1, come dicevo. Scanner di tutto rispetto. Proietta dati sulla cornea. La ciliegina sulla torta e la lente di disturbo integrata. In poche parole, la tua faccia apparirà sfocata su qualsiasi telecamera di sorveglianza. Ricorda, però, il tuo corpo apparirà comunque nitido. Dovrebbe andare. E si interfaccia con la tecnologia Kiroshi. Sono pronto. Squarta pure. Ottimo. Procediamo. Metti qui quel braccio da supercampione. Così. Bene. Ora un po' di anestetico e posso tagliuzzarti. Senti qualcosa? Tutti i dettagli? Sul serio, Doc. Sembri proprio un dentista. Devi sempre spiegare tutto. Ehi, non fare lo stronzo. Ricorda, sono vecchio e ho una mano organica. Potrebbe scivolarmi. Luci spente per un attimo, ok? Ok, vediamo se funziona. Facciamo la magia. Ti collego. Potresti sentire un leggero fastidio all'inizio. Vista sfocata, basso contrasto, sfarfallio. Beh, come ti sembra? Ci vedi bene? Mi aspettavo qualcosa di più. Porta pazienza, dagli un minuto. Passiamo allo scanner. Serve qualche secondo per abituarci, sì, ma è così per tutte le prime volte, del resto. A un certo punto lo scanner si sincronizzerà con i tuoi processi mentali e leggerà le tue intenzioni. In più, si collega al database della polizia. Se incontri qualche poco di buono, capisci subito con chi hai a che fare. Andrà a meraviglia. Ora prendi l'arma. Dovresti vedere un nuovo mirino e quante munizioni hai. E il neurovirus, quello dell'ultimo lavoro, puoi controllare? Fatto ed eliminato mentre installavamo gli impianti. Ho effettuato una scansione completa su software e circuiti e ho fritto il baco. Sei a posto. Cazzo, Victor, sei un mago. Non so cosa dire. Di che prenderai questo e che ti ricorderai il dosaggio. Due spruzzi adesso e altri due tra un'ora. Cos'è questa roba? Un blando stimolatore. Dovrebbe potenziare la neurotrasmissione nel breve termine e attenuare gli effetti collaterali. Grazie ancora, Vic. Sei il migliore. Sono in debito. Vai, Roccia, fagli vedere di cosa sei capace. E quando sarai qualcuno, non dimenticarti da dove vieni. Vince? Hernandez. Beh, ai vecchi tempi quella merda di Malone sarebbe già stato al tappeto. Adesso qualsiasi imbecille ha il cranio rivestito. Assorbe il 75% di ogni colpo. Ti manca, vero?
tuo chakra del cuore sembra un po' scombussolato, piccolo. Posso liberartelo, ma devi stare attento alle energie negative ed evitare il rosso, qualsiasi cosa di rosso. Grazie, Misty. Vi, io, ascolta, ho parlato con Dex mentre eri dal dottore. Ti aspetta nella sua macchina. Sì, ha parcheggiato qui vicino, davanti a Gramsci Burgers. Ok, cerco di venderci al meglio. Vi, ascolta, ho un problema delicato, ti chiamo per questo. Il numero di attacchi di cyberpsicopatici in città è in aumento. Per te non sarà una novità, però per me è una cosa importante, per diverse ragioni. Alcune persone sono convinte che la cyberpsicosi si possa curare. Certo. E so esattamente come suona, ma credo che una terapia sperimentale sia sempre meglio di un proiettile nel cranio. Se sento di un possibile attacco ti chiamo. Magari puoi indagare prima che la Maxtac arrivi sul posto. Ma ricorda, non uccidere nessuno. Metti fuori combattimento l'assalitore e io manderò qualcuno a prelevarlo. Spero che sia tutto chiaro. Io, Mr. V. Che piacere. Dexter DeShawn in carne e ossa. Bello in carne. Andiamo. Posso chiederti una cosa così su due piedi? Preferiresti vivere in pace da signor nessuno, morire vecchio, puzzando di piscio, oppure andartene col botto, profumare di buono, ma non arrivare al tuo 30° compleanno? È una specie di test. Ah, solo una mia piccola fissa. Cosa? Gli indovinelli? No, Mr. V, l'ontologia. Ora ascolta, cerco gente per un lavoro serio. Una cosa grossa, non come assaltare il covo di qualche scav. Sentiamo, che lavoro è? C'è questo prototipo. Un biochip, a essere precisi. Bisogna recuperarlo. Semplice. Suppongo appartenga a una corporazione. Arasaka. Non sarà un problema, no? No, nessun problema. È solo un suicidio. Arasaka tiene Ensi in pugno. Nessuno si mette contro di loro. Che dire, Mr. V? Alto rischio, alta ricompensa. È la prima regola dell'Afterlife. E poi, non sono un idiota. Non lasceremo nessuna traccia. Sarà un lavoretto discreto e pulito. Ci siamo capiti? Parla chiaro. Hai un piano? Due cose. Primo, c'è un problemino con i Maelstrom. Dobbiamo risolverlo. Secondo, un incontro. Semplice. La cliente che ha commissionato il lavoro è apprensiva. Vuole parlare con la squadra. La cliente? Che storia è? Perché vuole un incontro? Si chiama Evelyn Parker. Non è stato facile scoprirlo. Ho sparso la voce che cercavo informazioni. Ok, e? Dei fratelli di Pacifica mi hanno risposto. Hanno detto di smettere di indagare. Fine della storia. Comunque, la cliente vuole incontrare uno della squadra. Qualcuno che sarà presente sul campo. Il sottoscritto non ci sarà. T-Bug non è tipo da incontri. E Jackie non è adatto per certe cose, sai, no? Quindi resti solo tu. Qual è il problema con i Maelstrom? Qualche rogna? Inserisci lo shard. Ho una storiella per te. Due settimane fa una gang di psicopatici ha assaltato un convoglio della Militech e l'ha derubato. La corporazione non sa che c'entrano i Maelstrom. Vedi, il convoglio trasportava il Flathead, un bot da guerra, un prototipo. Un aggeggino militare che mi farebbe molto comodo. Se non otteniamo quel bot, non avremo quel chip dell'Arasaka.
E quindi dovremmo rinunciare al nostro ambito lieto fine. Ma non esaltarti, è un giocattolo usa e getta. Ora, io quell'affare l'ho comprato dai Maelstrom. Il problema è che l'ho fatto da un gentiluomo che si chiamava Brick. Dico chiamava perché Brick era il capo. 3 giorni dopo aver chiuso il nostro affare, il suo amico e socio Simon Randall, soprannominato Royce, gliel'ha messo nel culo. Ora comanda Royce. E non ho idea se intenda tenere fede al patto del suo predecessore o meno. E come se non bastasse, una certa Meredith Stout della Militech ha iniziato a interessarsi al convoglio. Chi è la prima donna? Un agente corporativa, affari interni. È andata in giro a fare domande sul convoglio come un'indemoniata. La sua unica pista si trova legata nel suo bagagliaio. Il palo che ha nel culo comincerà a darle fastidio. Deve essere disperata. Devi pensare bene a come sfruttare la cosa. Per farlo ti serviranno i dettagli di quella tizia. Eccoli. So tutto quello che serve. Mi metto al lavoro. Musica per le mie orecchie. Fisso un incontro con Miss Parker a Lizzie's Bar, ma al Flathead dovrai pensarci tu. Un'ultima cosa, Mr. V. Vita tranquilla o finale esplosivo? Ci vediamo. Dexter, ho parlato con Dex. Il panzone è un pezzo grosso, in tutti i sensi, vero? Vuole verificare la nostra credibilità, ma a me sembra più che voglia invischiarci con i Maelstrom e la Militech. C'è un robot da combattimento, un prototipo militare che i Maelstrom hanno rubato. Dex li ha pagati per averlo, poco prima che ci fosse un cambio al vertice di quei pazzoidi. Sì, sì, ho sentito la storia. Royce contro Brick, un cambio non proprio indolore. In sintesi, Dex vuole che parliamo con Royce. Mi ha anche dato il contatto di un agente della Militech, ma non so quanto possa aiutarci. Splendido. E poi c'è l'altra faccenda. Devo incontrare la cliente che ha commissionato il lavoro, Evelyn Parker. Tu? E Dex che cosa fa? Se ne va in giro a orologiattare e smanettarsi in limousine. La Parker vuole incontrare qualcuno della squadra, Dex è d'accordo. Saprà quello che fa. Quindi, che cosa vuoi fare? Il Maelstrom o la Parker? Quale prima? Io dico di bussare prima alla porta dei Maelstrom. E anche forte. Ora lei. In questo caso io vado da Olfuz a tastare il terreno. Annuso un po' in giro. Basta quello.